deve rischiare e presta il fianco a contropiede di grande pericolosità. Mattioli, ci sarà forse un altro cambio tra poco nella Roma? Sì, sta entrando Statuto, ma aspettavo per vedere di chi prenderà il posto. Intanto da Giannini ad Annoni. Era più in avanti Moriero. La rivista laterale però è per la Roma. Ha toccato per ultimo Novotny. Esce Annoni, entra Statuto proprio sulla fascia destra, visto che Annoni è abbastanza libero da marcature. Sostituzione che deve ancora avvenire. Intanto Totti, Ischi. Prova Moriero ed è gol! Straordinario destro di Moriero. 15° minuto del secondo tempo, Roma 1, Slavia Praga 0. E l'entusiasmo dell'Olimpico. La Roma può ancora farcela. Moriero allarga le porte della speranza giallorossa. Una grandissima conclusione di Moriero, niente da fare per Stejskal, palla nell'angolo. Moriero che aveva fatto centro in questa Coppa UEFA anche a Neuchâtel. Rientra il cambio intanto. In casa del Neuchâtel. Dunque non c'è più la sostituzione, Mattioli, vero? No. Calcio di punizione per la Roma. In questo finale tiratissimo, concitato, vanno tenute presenti anche le riserve energetiche delle due squadre. Sì, peraltro la Roma non ha giocato in campionato, come tutti sanno c'è stato lo sciopero. Intanto Carboni, e c'è la deviazione, proprio lui, Giannini, il 2-0 per la Roma, il delirio sotto la curva sud, si è tolto la maglia Giannini. E poi c'è chi non crede alle favole, è un principe che ha preso sotto braccio la sua Roma, non ha sbagliato praticamente un pallone, si è tolto la soddisfazione di un gol importantissimo e ora sfida chiaramente le ire dell'arbitro che probabilmente lo ammonirà, però è troppo importante per lui questo gol, vale certamente un cartellino giallo. Rivediamo ancora la prodezza di Giuseppe Giannini, non nuovo a imprese del genere, amato, contestato, ma sempre lui. E si può dire una cosa, comunque andranno a finire le cose, che la Roma in questa serata splendida dell'Olimpico ha ritrovato l'amore del suo pubblico, ha ritrovato un protagonista nel suo capitano. Rivediamo la punizione di Carboni, la deviazione di Giannini, con Annoni che peraltro ha rischiato il fuorigioco, perché era proprio sulla traiettoria. Comunque Roma 2, Slavia Praga 0, ora si sta rimettendo la maglia Giannini, il principe, lui non ama questo soprannome. Intanto abbiamo visto inquadrato per un attimo il numero 13 dello Slavia, Hünal. Wagner, Ischi, Totti a cercare Moriero, rete! Moriero, Roma 3, Slavia Praga 0 e anche Moriero si toglie la maglia. In questo momento la Roma si qualifica alle semifinali. Riccardi. Avevi giustamente sottolineato la serata non straordinaria di Totti, che però si è riscattato con un assist fantastico per Moriero, che ora imita il suo capitano, va a togliersi la maglia. Sta veramente succedendo di tutto questa sera all'Olimpico, c'è un frastuono assordante, vedete anche Cervone, uno dei protagonisti, ed ora la Roma di fronte al compito sempre molto delicato di amministrare questo vantaggio che le consente per il momento di accedere alle semifinali. Palla filtrante bellissima di Totti per Moriero, niente da fare per Stejskal. Roma 3, Slavia Praga 0. Geniale il passaggio di Totti, in ritardo Novotny, Stejskal ha potuto soltanto deviare, palla comunque in rete. Rivediamo, converge Moriero, riesce a controllare in corsa con la punta del piede destro, palla nell'angolino e anche per Moriero c'è naturalmente l'ammonizione per questo gesto che ci viene riproposto da Giancarlo Tomassetti, con migliaia e migliaia di sciarpe giallorosse sulle tribune dello Stadio Olimpico, una scenografia straordinaria. Al-Bahir, attenzione, conclusione, non ci voleva,
il gol clamoroso di Vavra. Attimo di distrazione della Roma in difesa a sinistra. Vavra, un raso terra davvero assassino per le speranze europee della Roma all'ottavo minuto. E adesso esultano i tifosi dello Slavia Praga. Il 3-1 qualifica la formazione della Repubblica Ceca. È stato sfortunato Aldair, in ritardo Lan, è rimasto di sasso Cervone su questo raso terra. Lanna ha lasciato scoperto Vavra, quando è andato poi a chiudere era troppo tardi, la palla è passata tra l'altro tra le gambe di Lanna, maligno anche l'effetto, ed ora serve ancora un gol.